A margine della conferenza con Domenico Passarella, vicepresidente dell'associazione Esodati del Superbonus, come si può dire, l'aspetto più oscuro, più drammatico, no, della vicenda del bonus e del fallimento al momento di quel provvedimento, di quella politica. Brevemente la situazione, perché lei oggi è qui e cosa, insomma, si aspetta dal governo? Allora, innanzitutto io rappresento quella che è l'Associazione Nazionale del Superbonus, che è composta in maniera equanime da professionisti, imprese e soprattutto committenti. Oggi noi siamo qui perché cerchiamo un'interlocuzione e un passaggio ai tavoli tecnici, perché rappresentiamo una massa di quasi 5.000 addetti. E cerchiamo, perché abbiamo già preparato un dossier con delle nostre proposte rivolte da depositare agli enti previsti per lo sblocco delle cessioni dei crediti. Gli incentivi che sono stati dati ai cittadini attraverso il meccanismo dell'articolo 121, quindi cessione del credito o sconto in fattura, ad oggi sono state tradite, e non da questo governo ma dal governo precedente, che già da gennaio del 2022 aveva di fatto bloccato il meccanismo. Oggi noi ci troviamo in una situazione dove sono coinvolte 60.000 imprese con circa 1 milione di lavoratori addetti, abbiamo una moltitudine non si sa quanto di committenti che in questo momento si trovano in una situazione di estremo disagio, con crediti fiscali bloccati, magari con mutui sulle proprie abitazioni, con finanziamenti ponte per l'esecuzione dei lavori e l'impossibilità di cedere i crediti fiscali. Sono delle situazioni di estremo disagio, con famiglie che stanno andando allo sbaraglio, e questa cosa deve essere risolta velocemente. Noi abbiamo delle proposte, vogliamo essere presenti ai tavoli tecnici, perché nessuno in questo momento sta rappresentando i committenti, noi ce ne facciamo carico e con noi dobbiamo trovare una soluzione attraverso le istituzioni per risolvere questo problema. Le parole oggi del relatore, l'onorevole Bertoldi, e in generale della politica di questo governo, di questa maggioranza, la convincono che ci sia margine per risolvere questo problema? Allora, io sono convinto che questo governo troverà una soluzione. Confido nelle parole del Presidente del Consiglio Meloni, essendo una donna, essendo una mamma, capirà e capisce benissimo che questa situazione va risolta per evitare un problema di etico e sociale. C'è un'esplosione che potrebbe avvenire da qui a poco se questo problema non fosse risolto. Confido nell'intelligenza della Presidente del Consiglio, ritengo che sia una persona molto intelligente per affrontare questo problema. Stanno lavorando, cercheremo di collaborare con le istituzioni per arrivare a una soluzione di questo problema. Poi noi abbiamo un problema che è quello della direttiva comunitaria. Io sono stato invitato dal vicepresidente del Parlamento europeo a un convegno il 9 di febbraio. Come associazione abbiamo partecipato al convegno sulla questione dell'efficientamento energetico nel piano Fit for 55, quindi dove c'è l'obbligo, la direttiva che sarà da qui a pochi mesi resa ufficiale. Noi dobbiamo ottemperare come paese a quella direttiva, ma dobbiamo ottemperare a un'ulteriore situazione che teniamo poco in considerazione, è l'efficientamento sismico. Quindi questo governo, anche con le parole dell'onorevole De Bertoldi, si farà carico di creare un piano di incentivi strutturali, perché altrimenti nessuno sarebbe in grado di poter affrontare questo immenso problema, l'efficientamento energetico, ma l'efficientamento sismico anche, perché quella va tenuta in grandissima considerazione. Noi siamo un paese sismico e ciclicamente non possiamo ricorrere a soluzioni di emergenza, ma una grande programmazione potrebbe essere assolutamente indispensabile e deve essere assolutamente indispensabile. Grazie.